Andiamo a Massafra, dove è iniziata l'edizione 2012 del Palio della Mezzaluna, un'iniziativa di natura culturale, tradizione e storia alla base di questo evento. Al via a Massafra l'edizione 2012 del Palio della Mezzaluna. Nell'auditorium San Paolo della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù la proiezione del lungometraggio di Carlo Rizzani, un viaggio intorno a Federico II realizzato in occasione dell'ottavo centenario della nascita di Federico II. Durante la serata il professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei e già vicepresidente del Comitato Nazionale Federiciano, ha relazionato sul tema l'ultimo viaggio di Federico II da Castelfiorentino a Taranto. Federico II passò quindi da Morto, da Massafra, e l'acculturazione di questo personaggio certamente ha un valore anche pedagogico per quanto riguarda la storia della nostra città. Intorno a Federico II si svolgeranno anche tutte le altre manifestazioni successive che si terranno nel comune di Massafra per il Palio della Mezzaluna. Il Palio della Mezzaluna a Massafra è organizzato dall'Associazione Culturale Massafra Nostra, presieduta dal Cavalier Vincenzo Bombino, con il sostegno dell'amministrazione comunale. I prossimi appuntamenti: sabato 8 settembre, convegno nazionale di studi sulle città del Palio. Venerdì 14, con inizio alle 19, presso la parrocchia San Leopoldo, si terranno le Olimpiadi in Palio. E ancora domenica 16 settembre, alle 20, l'attesissima Giostra dei Cavalieri. Domenica 23 settembre, in mattinata alle 11, spettacolo degli sbandieratori di Oria in piazza Vittorio Emanuele. Seguirà la cerimonia della lettura del bando da parte dell'Araldo alle 12 e poi alle 19 il corteo storico. Infine, domenica 7 ottobre, le manifestazioni celebrative si concluderanno con la cerimonia di consegna del palio nella chiesa del Rione Vincitore.